conflitto di interessi e lei non capisco in che modo si possa arrogare il diritto di togliere la parola quando si sta parlando nel merito, nel merito. Capisco che per lei sia abbastanza difficile parlare di conflitto di interessi che ha vissuto per anni con Berlusconi senza accorgersi La ringrazio, di onorevole Crippa, per niente. l'illustrazione. Però obiettivamente questo regolamento, nonostante la prassi sia sempre e contraria rispetto a quello che c'è scritto qua, almeno su questo tema, la libertà di parola in aula, visto che di fatto stiamo parlando di conflitto di interessi ed è almeno il titolo della legge, poi non il contenuto, però di fatto noi almeno avremmo il diritto di poter esprimere delle nostre considerazioni oggettive riferite a degli appalti reali, riferite ai legami tra Farinetti e il Partito Democratico. Oppure in questo caso viene in soccorso il patto del Nazareno da lei rappresentato? Allora, onorevole Crippa, per quanto riguarda le accuse che lei formula alla mia persona, avrò modo di risponderle dai miei banchi quando sarò seduto su un altro scranno. Per quanto riguarda il testo dell'emendamento, le ricordo che questo emendamento sostituisce la parola di governo con pubblica. Quindi, No, colleghi, ho richiamato diversi colleghi ad attenersi alla questione. Se si continua a farlo, io continuerò a togliere la parola, quindi non apriamo altre questioni. Se ci sono altri interventi, siamo al 4.15. Onorevole Duva, prego. Sì, grazie Presidente. Questo è un intervento pienamente nel merito. In questo emendamento noi vogliamo togliere la parola economico da interesse. Perché? Perché di fatto ci sono anche altri tipi di interesse, può esserci la convenienza propagandistica, ad esempio, e non solo quella. Altre utilità. A cosa mi riferisco, Presidente? Se si fosse accettato, se fosse accettato, fossero stati votati favorevolmente alcuni nostri emendamenti, qui non si parlerebbe soltanto di cariche di governo, ma anche cariche politiche, quindi anche deputati. Se togliamo la parola economico, ci sarebbero anche altri tipi di conflitto di interessi. Presidente, io sono in Commissione Cultura e appena finisce questa seduta noi daremo un parere sull'atto governativo 260 che dà soldi agli enti privati di ricerca. Ce l'ho qui in mano. Ci sono 42 associazioni e fondazioni che prenderanno soldi dallo Stato. Al numero 33.